Presidente, io mi rifiuto di fare il confronto con Costantino, perché non voglio vederlo in faccia, perché non ha mandato neanche un mazzo di fiori alla morte di sua zia, la sorella del padre, che è stata assassinata. Perché non credo, non credo che c'è donne. Non parli se non la invito io. C'è donne rientravano nella cosiddetta guerra ai confronti di un collaboratore della giustizia. Quindi che cosa vuole che venga a fare? Vuole venire? Venga, lo faccia venire. A lei ha detto che si rifiuta. Ma venga, vediamo quello che mi deve dire. Lo faccia venire. E allora sì, accetta. Costantino, che non cosa... si prolunghi nei suoi discorsi. Presidente, mi scusi, sono l'avvocato Garbo. Avvocato Garbo. Se consente un attimo, ecco, io desidererei comprendere prima, anche nell'interesse del Costantino, visto che c'è un momento, di se questo confronto può essere esperito o meno. Cioè dire se abbiamo una posizione... L'ha chiesto lei? Sì, dico, siamo pienamente d'accordo, però c'è l'imputato, l'altro imputato, che dovrebbe essere l'altro soggetto, che ha assunto un certo atteggiamento, un certo contegno e contemporaneamente ha anche detto che si rifiuta di sottoporsi a questo. Ora ha cambiato opinione, ha cambiato idea e ha detto va bene, che venga. Prima non lo voleva vedere in faccia, ora ha detto invece, e il Costantino, suo difeso, stava cominciando a contestare qualche cosa, quindi mi sembra che tutto si svolga in modo assolutamente regolare. Allora, volevo precisare una cosa, signor Presidente, che io la dignità ce l'ho, ma lui no, perché questo non è... Un momento, lasci parlare... Limitarti nel parlare. Mi limito io. Marino Mannoia. Ma lui non può permettere di dire dignità. Marino Mannoia, lei... Aspetti quando avrà la parola, poi lei lasci parlare, va bene, il Costantino, al quale raccomando di usare termini corretti. Io entro soltanto in argomento, ho brevissime cose da dire. Io prima devo replicare a quello che ha detto. Va bene, ed è già registrato, però aspettiamo che lui dica quello che vuol dire e poi lei dirà la sua. Marino Mannoia mi accusa di reati specifici di droga commessi insieme a lui. Ma vai a cagare. Ma sei vastato. Dico, che facciamo? Che mi credete? Che siamo in piazza? Ma non credo che sono in piazza. Dai, cerchiamo di tenere. Il confronto è un atto giudiziario e si deve svolgere in termini di correttezza. Quindi adoperiamo termini corretti e anche lei adoperi termini corretti. Io stavo iniziando. Allora, contestazione di fatto. Va bene. Allora, io quello che chiedevo a lui era questo. Mi aveva contestato dei fatti di droga specifici commessi insieme a lui. Allora a me non interessa quello che sono di questa accusa, interessa quello che lui dice di me. Lui mi vuole portare i giorni, il mese, l'anno in cui si sarebbe svolto questi fatti. Questo solo voglio sapere. Ecco, risponda. Lui contesta, nega, dice che non è vero tutto quello che lei ha detto di lui. Risponda. Io posso dire semplicemente una cosa. Tu sei il figlio dello zio Agostino. Fra di noi c'è stato sempre un legame di sangue. E ora non rinnego questo legame di sangue, io dopo quello che tu fai. Io l'ho rinnegato. Io più parlo, più cerco quello che non hai capito tu. Cerco di salvarti la vita. Perché più mi schiero contro di te, più la tua vita può cercare di essere salvata. Tu adesso vieni qua per chiedere un confronto con me. Io ti ho accusato di mancanza di dignità, nel senso che ho detto che per paura... per cose non hai sentito il dovere morale di mandare un mazzo di fiori a tua zia, la sorella di tuo padre. Questa moralità la dovevi sentire tu. In che senso? Tu ce l'hai diciamo in mio colpa. Non che me la chieda a me la moralità. Perché sono un collaboratore? Non lo so per quale motivo. Ma tu sai per quale motivo. Ma la mia tua libertà, tu stai combinando tutto questo gran tragedia. Ma scusa, tutti sti grandi... Silenzio, se parlate contemporaneamente... Non si comprende il vostro contrasto. E io l'ho detto già. Adesso si parli uno e poi risponda l'altro. Dica chi deve parlare. Avanti, ha finito lei. Signor Presidente, io ho finito anche di fare il confronto. La prego gentilmente, tagliamo ma perché non ho parole per definire. Un momento perché deve rispondere l'imputato. Risponda. Io stavo rispondendo correttamente. Non le sto dicendo. Tu mi stai dicendo che la mancanza... tra virgolette di dignità è la mia perché sono un collaboratore della giustizia. Attenzione. Ce l'ho sulla coscienza io, a mia madre, mia sorella e mia zia. È questo che hai voluto dire.
Lo sai tu solo cosa voglio dire. Io non no, ma tu hai fatto un accento. Signor questo... Presidente, la prego gentilmente, altrimenti andiamo... No, e questo, ora adesso tu mi chiedi... Basta, io vorrei ritornare al posto se... No, no, aspetti. Non te ne puoi andare. Tu mi hai chiesto di sapere quando è che ho lavorato io con te, i giorni, i mesi, gli anni e tutte queste cose. Tu che cos'hai, le carte perché sei in Grecia o eri quella? Tu hai lavorato con me nello stallone dei Chiavelli nel 79, nell'estate del 79. Hai film di fantascienza così, nel 79. E aspetta, lo lasci completare. Lo posso dire anche nell'estate. Lo lasci completare. Ma che, perché sei venuto qua? Ti ho detto che non sei uomo d'onore perché io so dire solo la verità, ma che cosa vuoi che ti dica? Vabbè, le altre... Le poi altre... che ti dico che non hai lavorato mai con me con Gioga? La realtà è quella, hai lavorato... Hai lavorato di fronte al villino di Stefano, di Giovanni Bontate con me nel laboratorio, quello che ha preso fuoco in via della Grazia. Hai lavorato con me in altri posti. Ma che vuoi che ti dico? Non lo capisco. Le date, hai lavorato... giorno, mese, anno in cui è avvenuto questi fatti. Ma come le date, giorno, mese, gli anni? Hai lavorato con me per circa 2 anni. Allora, lo dici in tu. Quali anni? Presidente, hai lavorato tu. Dalla fine del dall'inizio del 79, tutto il 79, ai principi dell'80, a fine 80, dopo che ci siamo divisi, che io mi sono diviso con i Vernengo per te e per Cosimo Vernengo, perché non ti volevano dare la quota intera, abbiamo lavorato io, tu e Cosimo Vernengo, anche nel villino, a casa mia a Ciaculli, anche nell'estate. Anche prima di essere arrestato io nel dicembre dell'80. Ma che cosa vuoi, cugino? Hai voluto fare il confronto? Cosa ha da dire? Ma come vuoi che ti chiamo, pezzo di merda, allora? Se non ti devo chiamare cugino, come ti devo chiamare? Non consento che si usino in un'aula giudiziaria questi termini. Presidente, dice non mi chiamare cugino. E non ha detto una cosa diversa da quella che poteva dire in un altro modo. Ma non usiamo, va bene, di questi termini. Lei vuole rispondere, ha fatto delle precise... colloquio perché non ho parole per definire... Aspetti, ha fatto delle precise contestazioni, ha riferito gli anni, ha detto dove, i luoghi, cosa ha da dire lei? Lo dica in faccia. Poi io lo dirò, signor Presidente. Poi avremo un interrogato dove io dimostrerò l'opposto di quello. Ma lei lo dica in faccia, va bene, all'imputato, ma no, Marino Mannoia. Un'altra cosa da aggiungere. Un'altra cosa, tu hai scambiato dollari per conto mio nella banca di Cefalù nel 79, a tuo nome. Non vuoi sapere altre cose? Non lo so, che vuoi? E ha scambiato dollari? Il signor Costantino, cosa vuoi? Che provenivano? Dal traffico di droga. Lei può pagati dire... da Salvatore Inserino, da Stefano Bontà. Lei ha mai scambiato dollari? Ha scambiato dollari? Non ho nulla da dire, signor Presidente, mi ritiro di ogni discorso. Vabbè. Poi, ma allora che sei venuto a fare? Vabbè, e allora lo chiudiamo il confronto? Va bene, allora è chiuso il confronto? Va bene. E allora... Sì. Ci sono altre domande o richieste, va bene, di confronto o altre no? Allora la Corte si ritira per sciogliere quelle riserve.